La politica come vocazione, ma ancora possibile di fronte all'antipolitica in voga negli ultimi tempi? C'è spazio ancora per chi vuole intraprendere un percorso politico motivato soltanto dalla pura passione? Se ne è discusso in occasione del convegno nella biblioteca della Camera dei Deputati a 70 anni dall'incontro in Parlamento tra il deputato Igino Giordani e la fondatrice dei Focolari, Chiara Lubich. Eppure la politica è proprio una vocazione e può diventare una vocazione importante se si vive con l'attenzione al bene comune e con la ricerca di valori su cui tutti si possono trovare d'accordo. E io credo che questi valori esistano e noi come cristiani dobbiamo metterli avanti a tutto il resto e con questi valori incontrare chiunque senza pregiudizi. È vero che possiamo essere soffocati da una certa maldestra attività politica che negli anni precedenti ha portato tanti a vivere di privilegi invece che essere al servizio della gente comune e del bene comune, ma ciò non deve farci arrendere. Ma oggi, proprio perché il mondo è in un disordine mondiale, come qualcuno lo dice, cioè in un'epoca di grandissime trasformazioni, è molto più importante di altre epoche storiche avere una visione e soprattutto avere la forza di mettersi a servizio della propria comunità.